tutti e bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day, ossia cosa mangio in un giorno. Questo è il numero 15, se vi siete persi tutti gli altri video vi lascio qui sulla destra cliccando sulla i tutti gli altri video. Se vi piacciono vi raccomando continuate a lasciare tanti like e commentini qui sotto, fatemi sapere se queste ricette le provate e se vi sono piaciute. Partiamo dalla colazione. Quest'oggi vi faccio vedere come faccio le mie barrette all'avena e alla frutta secca. Sono delle barrette che si preparano in maniera molto molto facile. Io le vado a preparare anche giorni prima e poi le vado a congelare. Vi faccio vedere. Prima di tutto vi occorreranno dei datteri. Utilizzo 250 g di datteri, che è circa una confezione, insomma, e li vado a ricoprire con dell'acqua bollente perché si devono ammorbidire. Li lascio in ammollo circa 15-20 minuti addirittura. Più morbidi sono meglio è, perché andremo a fare proprio una pasta. Dopodiché prendo una teglia da forno ricoperta da carta da forno dove vado a metterci i fiocchi di avena insieme a della frutta secca a piacere. Per esempio io utilizzo le mandorle, ma potreste utilizzare anche le nocciole, gli anacardi, insomma quello che più preferite. Questi poi andranno messi a 160 gradi per circa 10 minuti a tostare in forno. Nel frattempo i nostri datteri si saranno ammorbiditi, quindi riprendiamo i datteri e li andiamo a togliere il nocciolo all'interno. Una volta tolto il nocciolo dobbiamo iniziare a tritare i nostri datteri rendendoli proprio come se fosse una pasta, una pastella, ecco. Più morbida è meglio è, come dicevo, se avete un robot da cucina ancora meglio. Io al momento non ce l'avevo, quindi ho utilizzato una forchetta, quindi andate a schiacciare bene. Nel frattempo i fiocchi d'avena si saranno dorati, quindi li andiamo ad aggiungere alla pastella di datteri. Adesso vi occorrerà del burro di arachidi. Io questo l'ho preso da My Protein ed è il crunch, quindi ha proprio dei pezzetti di arachidi all'interno ed è buonissimo perché non ha lo zucchero, quindi è completamente al naturale ed è davvero molto buono. L'ho pagato anche in offerta a circa 6 euro ed è un chilo. Comunque vi occorreranno due cucchiai belli belli pieni, quindi non siate tirchie, aggiungete il burro di arachidi. Alla fine ci mettete anche un cucchiaio di sciroppo di agave. Se non l'avete potreste anche utilizzare anche il miele se non siete vegane. E io ci aggiungo anche un po' di farina di cocco, insomma una goduria. Vado a mescolare bene, utilizzate le mani a questo punto e ponete tutto su una carta forno sopra una teglia che poi andrà in frigo. Andate appunto a compattare il tutto con della carta forno, perché altrimenti se utilizzate le mani vi si appiccicherà tutto. Cercate di compattare il più possibile. Una volta creato appunto questo mattoncino di avena andiamo a metterlo nel frigo per circa un'ora. Passata un'ora possiamo iniziare a tagliare le nostre barrette. Allora, queste, come vi dicevo, io le faccio anche giorni prima, le congelo, semplicemente le taglio e le metto all'interno della carta, della pellicola trasparente, le vado a congelare. Quando le voglio mangiare semplicemente le tiro fuori magari qualche ora prima o la sera prima e le mangio a colazione. Sono davvero ottime e hanno circa 180 calorie. Vado a cuocere questa pasta che è fatta con le cicerchie, che è proprio un legume molto particolare che cresce dalle nostre parti in particolar modo, e questa pasta è piena di proteine, di fibre ed è 100% legume, non c'è farina all'interno, quindi è ottimo per chi per esempio non può mangiare la pasta, per chi soffre di diabete e soprattutto per chi non vuole preparare i legumi. Quindi in 5 minuti possiamo tranquillamente mangiare i legumi cuocendo la pasta. Questa pasta è davvero ottima, è di un'azienda che nasce dalle mie parti, che si chiama Dinunzio. Se volete informazioni vi lascio tutto giù nell'info box, se volete informazioni, richiedere i prodotti, magari provarli, insomma vi lascio tutto giù nell'info box. La cuocio tranquillamente in acqua calda con un po' di sale e poi la vado a condire semplicemente con un po' di pomodorini e un po' di olive, perché la pasta è già saporita di suo. È un'ottima pasta anche per chi fa allenamento, quindi ve la consiglio.
c'è anche la pasta con altri legumi tipo le lenticchie, le fave. Come vi dicevo, vi lascio tutte le informazioni giù nell'info box. Come merenda invece rimango sul classico, vado a prendere un po' di yogurt dove all'interno ci vado a mettere un cucchiaino di semi di chia che fanno sempre bene, ma poi alla fine vado a metterci un po' di quell'avena che è avanzata dalle barrette che magari non si è riuscita a compattare, quindi potreste utilizzarle proprio come dei muesli. Ci metto anche un pochettino di sciroppo d'agave e questa è la mia merenda, buonissima. Lo yogurt era yogurt greco alla vaniglia, quindi potete immaginare la dolce di questo snack. Alla fine, per cena, una cosa veloce, ho deciso di prepararmi un hamburger di ceci. Questo qui lo prendo alla Despara ed è veramente buonissimo. Ci vado a mettere all'interno della padella un po' di olio di cocco. Questo cocco che vedete l'ho preso su Amazon e l'ho pagato 12 euro per un chilo di olio di cocco. È davvero ottimo a mio parere, profuma, un profumo delizioso. Si può utilizzare in cucina, ma si può utilizzare anche per la cura della persona. L'ho preso perché in estate lo utilizzo tantissimo. Quindi ci vado a mettere un po' di olio di cocco e vado a cuocere il mio hamburger per circa 5 minuti. All'interno ci metto anche due zucchine che ho impanato con latte di mandorla, farina e pan grattato. E voilà, il mio hamburger è pronto. Ci vado a mettere l'hamburger sopra il panino con l'insalata, metto un po' di aceto balsamico che mi piace tantissimo, le mie zucchine e poi il mio panino è pronto per essere mangiato. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, se così lasciate tanti like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!